Mia compagnia al telefono c'è Roberto Binetti che esce con il suo primo album dove ci mette il nome, diciamolo. Ciao Roberto! Ciao, bentrovati a tutti, ciao. Senti Roberto, questo è il tuo primo album dove appunto dicevamo c'è il tuo nome, si intitola Universo Fantasia ed è un album di piano solo. Ti va di raccontarci un po' com'è nata la voglia di creare questo album? Sì, diciamo che dopo svariate collaborazioni come musicista, quindi non a mio nome, ho sentito proprio il desiderio di mettere in musica quella che è la mia musicalità, ma anche la mia personalità, quindi tutto l'insieme delle esperienze musicali ed umane trascorse, ovviamente non soltanto davanti al pianoforte, ma anche nella mia vita, insomma, una sorta di autoritratto costruito sulle note, se così si può dire. E quindi un CD da solista, per pianoforte solo, perché? Perché è stata una sfida insieme a un'opportunità, una sfida perché quando sei da solo davanti alle note, e davanti al pianoforte non puoi appoggiarti a una sezione ritmica, non puoi appoggiarti ad altre sonorità, deve proprio, la musica deve uscire dal cuore. E quindi è stata una bella esperienza. Sono 10 composizioni inedite che sono racchiuse all'interno di questo album. Perché proprio Universo Fantasia? Perché diciamo che il filo conduttore di Universo Fantasia è proprio l'insieme del mio modo di intendere la musica. E penso che il musicista debba suggerire una chiave di lettura musicale a livello fantastico, fantasioso, perché ognuno possa e debba elaborare per interpretare in modo personale quel tipo di musica che dà determinate emozioni, che dà determinate sensazioni. Quindi mi è sembrato indicato dare questo titolo di Universo Fantasia. Senti, leggevo, tu hai dato una bellissima definizione, hai detto il tema è un'idea che prende forma, l'improvvisazione è uno stato dell'animo e queste due cose si sono, diciamo, fuse insieme in questo lavoro. Esattamente, come dicevo, questo album ho cercato di proporre la mia parte melodica e armonica della musica, il mio approccio, integrandolo con anche il jazz, che è un altro mio aspetto musicale, e ovviamente l'improvvisazione. Quindi ho voluto proprio proporre questo mio aspetto musicale. Tu hai cominciato a fare musica veramente da piccolo, da bambino proprio. Qual è il tuo riferimento o comunque la figura che ti ha ispirato? E c'è uno dei grandi, insomma, che vorresti avere con te all'interno di un tuo lavoro? Beh, allora i miei riferimenti pianistici, musicali, nascendo come classico, Glenn Gould, pianista classico che eccelleva soprattutto nell'interpretazione di Bach, è proprio stato un mio punto di riferimento. Per quanto riguarda il jazz e la musica contemporanea, fra i tanti, Keith Jarrett, Everett Meldau sono, diciamo, le mie fonti di ispirazione, le Quelli mie pietre miliari proprio. che tieni lì con te, insomma, ecco. Assolutamente sul comodino, no? Insieme ai libri, hai questi. Senti, l'album è uscito, Universo Fantasia, domani il concerto e poi? E poi vari progetti, tra cui teatrali, infatti ho avuto l'opportunità di firmare alcune musiche del nuovo spettacolo di Ale Franz, Tanti lati, lati tanti, quindi altre collaborazioni a livello teatrale e forse a livello anche di colonne sonore. E ovviamente il desiderio di portare in giro il progetto Universo Fantasia. Roberto, io ti ringrazio, per essere stato con me. Se volessimo seguirti, ci dai te le coordinate? Sì, allora intanto grazie a te della chiacchierata e poi ovviamente le informazioni si possono trovare sul mio sito www.robertobinetti.it e sulla mia pagina Facebook. E buon ascolto. Grazie. Grazie a te, grazie a voi. Ciao. Ciao, ciao.